Siamo in Libano, a Tiro, 80 km a sud di Beirut. È domenica 17 maggio e c'è un bel sole sul lungomare dell'antica città fenicia che oggi è invasa da 1000 bambini. Alcuni di loro sono libanesi delle scuole locali, altri provengono dai campi profughi palestinesi, altri ancora sono siriani. Tutti sono arrivati cantando e scherzando su bei bus colorati. E questa è Vivi Città, la corsa organizzata dall'UISP, da sempre messaggera di pace e di convivenza nel mondo. La partenza viene data alle 9, ore 8 in Italia, e sono stati allestiti tre diversi percorsi, di 800 metri, di 1 km e 6 e di 2 km e 4, in cui i bambini sono stati suddivisi in base alla loro età e sono riconoscibili dalle magliette di colore diverso, bianco, rosso e verde. Run for Equality è lo slogan della manifestazione podistica organizzata dall'UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, e dalla cooperazione italiana insieme ad UNRWA, Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Il significato della manifestazione è stato quello di correre per l'equità di diritti e trattamenti per tutti, in un paese come il Libano, che si trova in questo momento ad accogliere tanti di coloro che fuggono dai conflitti, specie dalla vicina Siria. È stata una festa e alla fine tutti i bambini sono tornati alla loro realtà con al collo una bella medaglia a ricordo di una giornata speciale. L'UISP in Libano non è solo Vivi Città. Il 15 e 16 maggio, nel più grande e problematico campo palestinese del Libano, Ain al-Helwa, si è svolto un training informativo per gli operatori della Fondazione Ghassan Kanafani. Questa fondazione è presente da molti anni in diversi campi palestinesi del Libano. Si occupa di istruzione e di inclusione di bambini e ragazzi con disabilità. L'UISP collabora ormai da alcuni anni con Kanafani sulle tematiche dell'inclusione attraverso lo sport. Nel 2013, al termine di un percorso formativo, è stato organizzato un quadrangolare di calcio ed una delle squadre era formata da ospiti della fondazione. Quest'anno il training, tenuto da due operatori della UISP di Sassari, ha toccato le tematiche sulle strategie di intervento e inclusione attraverso l'attività fisica relative all'autismo. Muoviamoci liberamente, ognuno fa quello che vuole.